Allora, stamani abbiamo ottenuto risposta dal rettore di Pietra che ha rifiutato l'incontro con noi. Gli era stata mandata appunto la stessa lettera che era stata inviata anche il rettore Montanari, mentre Montanari ha rifiutato l'incontro per il 15 per indisponibilità, però invitandoci appunto ad un futuro incontro con un'altra data. Il rettore di Pietra ha detto che l'Università di Siena già ha fatto abbastanza, dichiarando appunto la necessità di un cessate il fuoco e mettendo a disposizione le borse di studio. Per noi questo non è abbastanza, in primo luogo perché 8 borse di studio sono veramente pochissime, anche se è un impegno che comunque l'università fa benissimo a prendere, e per questo noi continueremo comunque a rimanere qua in accampamento, pretendendo appunto delle risposte reali, concrete, con una presa di responsabilità da parte dell'Ateneo e da parte di quei docenti che hanno stilato gli attuali accordi con le università israeliane. Allora, ieri la mobilitazione è andata benissimo, c'è stata grande partecipazione sia dagli studenti, sia da tanti curiosi, sia dalla cittadinanza senese, anche tanta solidarietà. Abbiamo dormito qua stanotte, eravamo 20-30 persone, ora si sta nuovamente popolando il polo per le iniziative di oggi, che saranno un workshop sugli accordi di Unisì e Unistrasi con la Marina Militare, nel caso di Unistrasi, e gli accordi con Israele e con le aziende produttrici di armi per quanto riguarda Unisì. Si proseguirà con un pranzo, nel pomeriggio ci sarà una conferenza tenuta dal professore di antropologia Cutolo, e quindi invitiamo tutta la cittadinanza e la comunità studentesca a venire, a fare domande, a incuriosirsi e a prendere parte a questa mobilitazione.